Un saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia. Oggi vi faccio vedere qualcosa di meraviglioso. Qualche giorno fa avevo chiesto qualcosa in particolare, le famosissime teste di Moro. E per voi una cosa meravigliosa. Siamo da Mohamed Adam Ahmet e guardate cosa vi faccio vedere, eccola qui, la piccola tartaruga porta fortuna, ve le ricordate, perché Mirko ha fatto proprio qualche giorno fa un altro video uguale, vi ha fatto vedere le tartarughe e oggi quando siamo arrivati da Mohamed, ecco, sono qui tutte belle, colorate, pronte per portarvi fortuna. Ad ogni tartaruga è necessario dare un nome perché portano fortuna. Io ne ho diverse a casa, ma poi ve le farò vedere in un altro video e ovviamente vi faccio vedere le bellissime teste di Moro. Ma entriamo così magari, insomma, facciamo anche un giro veloce e poi ci soffermiamo sulle creazioni che sono arrivate su richiesta proprio oggi. Quindi Mohamed è stato grandioso. Ditela la verità che vi piacciono. Ragazzi, è su nostro suggerimento un nuovo design per le teste di Moro. Bene, sapete benissimo che io sono siciliana e chi conosce la storia dei due innamorati sa benissimo quanto in Sicilia, ma comunque nei paesi del sud, siano veramente pregiate. Il design di oggi, su gentile richiesta, che sarà ovviamente presto disponibile per tutti coloro che vogliono godere di queste meraviglie, è la coppia di Mori neri con degli intarsi dorati. Vediamoli subito. Guardate. Questa sono io. Mi piace? Guardate che bella. Allora, abbiamo scelto questo design nero opaco con un bel dorato, molto elegante e particolare. La scelta del nero opaco è importantissima sul nostro suggerimento perché dà comunque un senso di profondità e demarca di fatto tutti quelli che sono i meravigliosi lineamenti dei Mori. E ovviamente non poteva mancare anche il Moro, che ora vi faccio vedere subito. Moro con gli occhi verdi. Stupendi, ragazzi. Li trovate anche su richiesta, Mohamed è disponibilissimo per farveli, quindi immaginate la vostra casa, se è anche un po' in stile arabo, anche in stile nuovo, quindi comunque con questi mobili lucidi. E poi ci mettete questo di sopra, fantastici. Tra l'altro vi devo dire una cosa, parlando anche con tanti amici in Italia me l'hanno pure richieste. Ovviamente ora stiamo anche vedendo e valutando come farvele arrivare pure a casa in Sicilia o comunque vediamo in qualsiasi altra parte del mondo. Ci stiamo lavorando perché veramente, ragazzi, poi vi farò magari più in là avere anche i prezzi, perché sono così nuovi e così freschi che ci ha chiamato questa mattina Mohamed e ci ha detto venite che ve le faccio vedere perché sono meravigliose. Quindi le aspettavamo da una settimana, per cui ancora non abbiamo nemmeno il prezzo, per cui le state vedendo praticamente voi per primi. Oh,
Ovviamente vi do anche un suggerimento: quando venite qui e chiedete delle teste di Moro, ovviamente ricordateglielo, ma Mohamed lo sa, le teste di Moro di Tok Tok Tunisia, che a noi ci fa tanto piacere, ci fa piacere anche per Mohamed, perché veramente sta dimostrando di essere bravissimo e di accontentare tutti noi con le nostre richieste. E tra l'altro mi diceva che tutte le tartarughe, ragazzi, sono andate a Ruba, tant'è che c'è stata una richiesta così alta di tartarughe, e ve ne ringrazio perché lui è felicissimo, che sono arrivate tutte le tartarughe nuove. Quindi approfittatene, non è una televendita, ma ragazzi è veramente un augurio che faccio a tutti. Guardate quanto sono belle. Queste tartarughe meravigliose di cui vi abbiamo già parlato prima, grazie a Mohamed, hanno, come vedete, questo è un design con i fori, e se si mette la lucina sotto crea anche quell'effetto un po' lampadario in stile tipico, mentre questo qui io ce l'ho in ufficio da me, molti di voi non lo sanno, ma ci sono anche questi. Ta-da! Si mette qui il liquido con il profumo e la candelina. Guardate che carino, anche da mettere in ufficio, comunque in casa quando volete leggere un libro e quant'altro. Ecco, ci si sbizzarrisce e noi siamo contenti di questo, e ovviamente vi invitiamo a venire a trovare a Mohamed, che è tanto bravo, bravo. E fa tutte queste cose per voi. Ora, detto questo, io volevo farvi fare un giro veloce, ma poi torneremo perché ce ne sono così tante cose belle che tanti italiani mi hanno chiesto. Visto che siamo lontani, me le fai vedere, perché siamo tanto curiosi e vogliamo vederle. Quindi ora facciamo un giro veloce e poi non vi preoccupate, perché ne faremo tante altre dirette da qui e vi faremo vedere quante meraviglie escono da questi bravi artigiani. Andiamo! Guardate che cosa ho trovato, un bel posa olio da mettere in cucina, ovviamente, nella zona cucina. Aspetta così Mirko, te lo faccio vedere, guarda, ti piace. E poi c'è l'olio di diverse tipologie. Quindi diciamo aromatizzato. Io questo qui lo prendo perché mi piace tantissimo e me lo porto a casa. Mirko lo sa che io sono felice quando vengo qui perché mi diverto a comprare. Lui a pagare. Però, ragazzi, ne vale la pena, sono veramente tante tante cose belle. Nel frattempo li state vedendo, perché io cammino e voi li vedete, guardate. Queste si appendono sui muri e poi si mettono le piantine. Queste le trovate tantissime a Nabel, che poi diciamo è la città prevalentemente conosciuta per l'artigianato, la vecchia Neapolis, ai tempi romani. Quindi guardate che c'è qui. Tra l'altro anche i prezzi veramente molto 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 accessibili. Uno di questi costa 16 dinari, quindi 5 euro. Questo un po' di più, 26, quindi 8 euro. Andiamo di là, che dici? Facciamo un giro, facciamo vedere ai nostri amici un po' di cose belle. Tra l'altro guardate qui, questi sono tutti i set da tavola, ovviamente, piatti, ciotole, scodelle, tutte decorate a mano in stile prettamente tunisino. Qui guarda, caffè, biscottino, questi sono più piccolini, magari anche per la sciorba o quant'altro. Qua ci sono i piattini, guarda, questi qui sotto con le teiere, guarda queste, anche per gli aperitivi. E anche per gli aperitivi più grandi ci sono queste. Guarda che sono belle. Senza poi dimenticare
queste le ho portate io anche a delle mie zie in Sicilia, perché si avvicinano molto allo stile nostro. Guardate che bel centro tavola con tutta la frutta messa su, queste sono tutte dipinte a mano. Vi do il prezzo di questo qua giusto per rendervi l'idea anche di quanto costano. Questo bel piatto grande centro tavola costa 18,5 dinari, quindi 6 euro. Guardate anche con la ceramica cosa è possibile fare. Qui è possibile cucinare non solo sui fornelli ma anche dentro il forno, e quindi con una cottura proprio tipo simile forno a legna, perché comunque c'è la valvola, chiamiamola valvola di sfogo. E le pigne, Mirko, facciamogli vedere le pigne. Ma quanto sono belle queste pigne tutte colorate. Qui ci sono di tutte le forme e di tutte le dimensioni, anche un candelabro, vedi tu. Queste quanto mi piacciono, poi questo colore è bellissimo. Anche per queste belle pigne abbiamo dato una grandissima indicazione su come farle, perché oltre a essere molto bravi sono anche veramente molto graziose. Quindi non solo quelle piccole tipo queste da scrivania, ma anche quelle più medie e anche quelle più grandi, che stanno bene in ogni tipologia di casa, anche per esempio in una casa che ha dei colori anche molto scuri. Utilizzare un bianco come questo è fantastico. Io questi qua, qualcuno di queste, anche quelle più grandi, le ho regalate anche per degli amici e dei parenti per i matrimoni, e devo dire che ho fatto una bella figura. E allora ragazzi, abbiamo fatto un tour molto veloce, ma auspico che sia stato di vostro gradimento. Insieme a Mohamed, che è qui con me, che ringraziamo sempre per la sua grande disponibilità, faremo sicuramente a maggio, quindi dopo il Ramadan, una grande festa di inaugurazione di una nuova ala, e vi faremo vedere tante belle cose, quindi avremo il piacere appunto di portarvi con noi nella sua grande festa inaugurazione, dove inviteremo anche tanti amici che sono qui a partecipare. E quindi ragazzi, insieme a Mohamed vi ringraziamo, vi auguriamo ovviamente un buon fine settimana, al prossimo video, e mi raccomando, per qualsiasi informazione scriveteci a info.toktoktunisia@gmail.com. Vi ricordo che Mohamed si trova dove c'è la grande moschea di Hammamet, e quindi è facilissimo trovarlo, ma comunque se non sapete dove si trova scrivetemi e vi ci porto io. Ciao ciao ciao, grazie, ciao.